Allora, signori e signore, qui ha finito la stoviglie, per cui spegniamo con i vapori che fuoriescono. Di qui invece ha finito la macchina per il pane e vado a spegnerla, ad aprire l'oblò. Là, che beltà, che beltà! La vado pure a tirare fuori perché sennò ho paura che si finisce a rientrare il top qua. Eccolo qui, signore e signore, sfornato e sformato, ma guardate quanto è bello, anche lui sembra finto, non mi ricordo chi, una di voi, mi sembra Cri79, mi ha scritto che sembrava un pane finto, anche questo di questa sera pare finto. Comunque, adesso è abbastanza caldo, quindi lo lascio lì, cioè qui, sul tavolo, a raffreddare tutta notte, così domani mattina lo tagliamo insieme. E ve lo vedete ovviamente nel video di domani che è sabato. Comunque, vedi, dopo due tre fail proprio fotonici della macchina del pane ripresa, che ovviamente non l'avevo utilizzata per un lungo periodo, adesso mi sta dando delle grandissime soddisfazioni. È veramente, veramente bella. Allora, una ragazza mi chiedeva perché il pane si affonda qui. Ecco, si affonda se non aprite subito la macchina a fine cottura e se ne riscende. Quello il calore la fa appesantire, quindi dovete subito sfornarla e farla asciugare o comunque raffreddare a temperatura ambiente. E niente, ragazzi, quindi ci vediamo domani per l'affetto. La crosta è bella croccante. È veramente bello. Poi domani con la luce del giorno si vede ancora meglio. Adesso con la luce artificiale, però insomma è una bella bestiolina, eh? E le pale sono rimaste entrambe dentro. Ora ci metto un po' d'acqua così si ammollano e poi domani mattina lo lavo. Che cosa vuoi per colazione? Oggi è sabato, senti quello che spinge. Freddy, stavo di là un attimo a fare colazione, non l'ho aperto la porta. Che vuoi? Mettiti a fuoco. Eh? Che cosa vuoi? Vuoi distruggere l'albero? Ammettilo. Lo punta sempre. Dai, andiamo a fare colazione. Vieni, vieni. Dai, vieni a fare colazione. Sì, poi porto a mangiare anche a te. Lui nel cerchietto. Ecco, qui c'è il cagnolino che mangia. Qui invece c'è il vicino che miagola perché ha fame e io prontamente sto portando le crocchine. Dai, dai, a te sto aspettando, dai. Dai. Sembra frignare. Sembra che non mangi da ieri sera che non mangi. Spostati. Un assatanato, un gatto assatanato e un cane assatanato. Ditemi che anche i vostri sono così. Cioè, ieri ho pulito, guardate là. Devo ripulire pure stamattina, eh? Sì, alliscia, alliscia. Sta codina bellissima, di chi è? Non ti strozzare, respira, mi sembri mio marito, mi sembri. Respira mentre mangi. Allora, i capelli così sono asciugati, spazzola e fono, vedete? Allora, guardateli bene perché poi lunedì ci sarà un upgrade e i capelli non saranno più così. Quindi ve li mostro da ambo le parti. Eccoli qui, vedete? Ci sarà una metamorfosi lunedì. Oggi vi insegno come rifare il letto con un micio sopra che gioca con il coprimaterasso. Prima di tutto dovete scoperchiare il letto dalle coperte e dalle lenzuola. Poi vi dovete avvicinare con grazia, così, e cercare di accarezzarlo in qualche modo in maniera tale che il micio possa sentirsi al centro dell'attenzione e così scendere dal letto. Scendere dal letto
con una certa insistenza per poter continuare a fare il letto senza questo ospite desiderato, ovviamente, ma di una scomodità assurda. Quindi con leggiadria cercate di distogliere il suo sguardo e di farlo scivolare lentamente, anche se lui morde e continua a saltellare, giù dal letto. E voilà! Ecco la tecnica super collaudata per rifare il letto senza un micio sopra. Allora, oggi metterò queste lenzuola sul letto, che sono carinissime, che ghiacciano anche a freddi e che mi ha regalato la mia migliore amica Erika, la quale è diventata da un annetto una scrittrice. Vi ho parlato già su Instagram del romanzo che ha scritto l'anno scorso, Tu signora Aquilone. È un romanzo veramente particolare e io alla fine mi sono anche commossa e il libro non costa tanto. Se tante volte non sapete che cosa regalare e piacciono tematiche un po' diciamo soprannaturali, vi consiglio questo testo. Veramente veramente fatto bene, ha una scrittura fluida, si legge subito, la storia è molto bella e ci sono anche io. Mi ha inserito per vie traverse, quindi vi sfido a trovarmi qualora compraste il libro e lo leggeste, o per farvi un regalo di Natale o per farlo, perché è veramente, veramente bello. E in più ha scritto, vi dicevo, ha scritto un romanzo uscito qualche settimana fa e che vi lascio qui la foto perché io lo devo ancora acquistare direttamente sulla Pav Edizioni, che è la casa editrice del romanzo. E questo invece è un po' più dark, però io ho letto la prefazione, la trama e devo dire che veramente merita. Quindi vi consiglio, insomma, se amate la lettura, se vi piace regalare o regalarvi libri, di farci un pensierino. E quindi in suo onore vado a mettere questa lenzuola che peraltro mi ha regalato lei, quindi quale momento migliore per diciamo vestire il letto a festa con pecore e con mici che vi attaccano da sotto il letto. Quindi state attenti perché il micio è come un coccodrillo, come vi avvicinate, pam, aggredisce. Eccolo, vedete? Pam, pam. Vai col piede, vai col piede, pa, ta, ta, ta. Vai col piede, vai col piede. Niente, la mamma è più scema del gatto. Io ero in pausa di là, tu sei in pausa di qua. Sono tornata per finire di fare il letto. Mi permette di avvicinarmi? Mi permette? Posso? Posso appropinarmi? Mi appropino? Mi appropino? Mi appropino? Mi ciomao? Mi appropino? Un puntino proprio. Eh? Sei un puntino nell'universo? Sei un puntino? Un puntino nell'universo. Vieni da sopra della mamma, vieni dalla mamma, fatti guardare, fatti guardare. Ma quanto sei bello! Ma quanto sei bello! Aspetta, 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 scendi giù, scendi giù. Un gatto sul Comò. Com'erano? Tre civette sul Comò, io invece ho un gatto sul Comò. Ma che meraviglia! Eh? Un gattino sul Comò? E un cagnolino tra le porte, eh? Che scodinzola questo cagnolino, eh? È il gattino che vuole rompere anche là. Venga qui, venga, non si insinui, venga, venga qui, venga qui, venga, venga qui, venga, si abbandoni. Ah, vabbè, ragazzi, io termino di rifare il letto con il micio Freddy che mi darà del filo da torcere. Con il cane qui che lo lascio chiuso fuori, se no tra cane e gatto qui non riesco a produrre stamattina. E ci vediamo subito dopo il rifacimento del letto per il taglio del pane al burro di arachidi. Parliamone. Allora, è così la lavastoviglie da stamattina alle 6:30. Così, vedete, cioè già pronta, capito, per essere svuotata. Così come la pagnotta è già pronta per essere affettata, ma ho qui squigliato un po' troppo perché sono le 10 meno 20, quindi insomma reputo che per le 10 e un quarto io abbia finito qui in cucina, cioè quindi svuotato la lavastoviglie e affettato il pane, anche perché
Per il mio sabato di riposo ho anche da ripiegare una montagna di panni, che mio marito ovviamente ha tirato fuori così alla rinfusa dall'asciugatrice perché cercava una felpa, però lo ha fatto stamattina alle 6:30, quindi insomma adesso devo anche andare lì a ripiegare uno a uno tutto l'abbigliamento, la biancheria, l'underwear, insomma ce ne avrò almeno per un'oretta. Non ne posso più, aiutatemi voi, sono quasi arrivata. Eccomi qui ragazzi, pronta per affettare la mega pagnottona qui, vedete il pambauletto in tutta la sua beltà, che è bello freddo, quindi lo si può tagliare. Pronti partenza, via! No, vabbè, ragazzi, ma che cosa gli vogliamo dire a questo pambauletto al burro di arachidi? Parla da solo. Guardate la beltà di questa fetta. Vabbè, adesso questo è il culetto, quindi ci sta che è un pochino più soda rispetto alla fetta in sé, però comunque è soffice. Fa un ottimo profumo. Veramente, veramente bella. Cioè, io non ho da dire niente a questo pane. Ora vado ad affettarlo tutto in maniera tale che lascio solamente la parte qui dietro, un culetto, diciamo, il culetto opposto a questo per domani a colazione. Tutta questa parte, ovviamente, vado ad affettarla. Diciamo così, uno spessore di 1 cm. Calcolate che la fetta già pesata, con uno spessore di 1 cm fa 100 grammi, quindi vado ad affettare tutto il pane e congelo 2 fette alla volta, cioè congelo nel senso che le imbusto 2 fette alla volta e a volte le taglio anche a metà, però poi una volta che sono congelate si riescono anche a staccare molto facilmente, quindi io comunque procedo così, taglio 1 cm, taglio tutto il pane e poi ogni fetta ne congelo alla coppia, faccio le bustine a coppia in maniera tale che all'esigenza posso tirare fuori 2 fette che sarebbero già quasi 4 porzioni di pane perché io posso mangiare 50 grammi di pane, quindi insomma ci siamo capiti. Però è veramente fatto bene, mi è piaciuta sta ricetta, sono contenta. Fatemi sapere nei commenti se è piaciuta anche a voi, anche perché sono pochissimi ingredienti e il pane è perfetto, ragazzi. Cioè, io adesso non è perché l'ho fatto io, però è veramente perfetto. Cioè, guardate, parte i buchini delle spatoline, ma il pane è perfetto, ragazze. Guardate. Sembra quasi il pane comprato. Ovviamente, se il pane voleste, lo potreste anche far cucinare nel forno, quindi a questo punto cambiare la forma, perché insomma, chi ve lo vieta di cucinarlo nel forno? Fate fare l'impasto alla macchina del pane e poi cucinate nel forno direttamente. Comunque, sono veramente molto molto soddisfatta di questa pagnottina. Veramente, ecco, adesso non l'assaggio perché sono ancora satolla dalla colazione. Sebbene siano le 10 e un quarto ormai, però bella, bella, complimenti Valentì, bella, bella pagnotta, bel pane. Ma Valentì, ma che fine hai fatto? Sapeste, lungo pomeriggio. Però sono tornata da voi per aprire le caselle qui dei calendari dell'avvento. Questa sera mi presento con i 24 momenti di tè. Se posso consigliare il tè extra mint è penoso perché sa di dentifricio. Quindi, insomma, se avete acquistato anche voi questo calendario, mi sapete confermare quanto io appena vi abbia detto. Allora, la casellina di questa sera, il numero 19, c'è il coro dell'Antoniano dove cantano, e mio marito intanto ha preso il calendario, dove cantano qui i ragazzi con la candela e esce il Goji Blueberry, quindi c'è questo è profumato come il forest fruit. Buono! Allora, praticamente sarebbero i mirtilli con le bacche di Goji, veramente veramente una fragranza ottima. Ecco, diciamo che alcune fragranze se la battono, ragazzi.
Poi vado avanti con il calendario di Sofri. Il Sofri numero 19 si trova. Dove si trova? Dove sta? Ah, eccolo, non lo vedevo. Allora, sulla barba di Babbi Natale abbiamo un pupazzo di neve. Il pupazzo di neve è carino, molto di più dell'omino di pan di zenzero. Veramente, veramente carino. E lo mangio. Mentre rumino, sapete benissimo che io lì. Sta arrivando, sui vostri schermi sta arrivando. Attenzione, attenzione. Ah, no, non gli far venire. Ah, ecco. L'altra sera eravamo al mare, stasera siamo sulla, sapete, in una park. La, come si chiama quella? No, l'arca. Come si chiama quella giostra? L'avete capita? La barca, la nave, come si chiama? La nave. Stasera siamo sulla nave. Sulla nave, ecco che si propina, mostra il calendario, vediamo la casella numero 19, perfetto, sia l'aiuto, signore, con delicatezza, perché queste sere le distrugge le caselle, proprio con la cattiveria negli occhi, comunque venga più di qua che siamo fuori camera, proprio cattiveria proprio. Una pallina, mostri bene nel retrovia qui, pralina al cappuccino, che voglio dire per la sera è perfetta. Ecco che addenta la pallina, succhia dei pezzi che stavano per cadere, voilà, l'interno della pallina tutta pralinata al cappuccino. Come le risulta questa pralina al cappuccino? Promossa. Promossa anche la pralina al cappuccino, rumina e balla. fa il solito. E poi si tocca anche la pancia, che vuol dire che ha gradito questa pralina al cappuccino. Ragazzi, so che oggi è stato un video un po' assente, sono stata un po' assente oggi perché ho bypassato tutto il pomeriggio tra una pennichella e l'altra. Pennichella, non so se italiano o dialettale, comunque una siesta. Chiamiamola così, international, e quindi insomma sono sparita dai vostri schermi, ma sono tornata per fare l'apertura dei calendari e per salutarvi. No, mi farete, mio marito mi sta a fregarsi da lontano, per salutarvi e per augurarvi a questo punto, per quando vedrete questo video, una buonanotte. E vi ricordo, anche se già l'ho scritto sulla community di YouTube, che domani ci sarà un doppio appuntamento alle ore 9 con la video collaborazione con il canale di Kika73, quindi vi aspetto. E poi di sera, penso, forse riuscirò a pubblicare qualcosa prima, ma non vi assicuro nulla, con il vlog di Natale. Quindi vi aspetto tutti, mi raccomando, restate sintonizzati. Buonanotte, a domani. Ciao!